cultura e la spiritualità non rappresentano qualcosa di antitetico, ma i teosofi come metodologia cercano tutte le cose che uniscono piuttosto che quelle che dividono. E inoltre hanno anche una forte tensione alla ricerca di quelle leggi universali che effettivamente, in qualche modo, l'essere umano, nella scoperta di queste leggi universali, può esprimere veramente quello che è il suo percorso, spirituale. Quindi un approccio non ideologico, un approccio non divisivo. Infatti, nella società teosofica, chiaramente, ci sono persone che appartengono a religioni diverse, a concezioni filosofiche diverse, a persone che non appartengono a nessuna religione e così via. Perché chiaramente c'è una grande attenzione al metodo. Il metodo è quello dell'indagine ed è quello della condivisione, non per convincere qualcuno, ma per creare quella piattaforma anche cognitiva che possa permettere a tutti di approfondire questi temi. Quindi la prima domanda, io comincerei spingendo il relatore con una domanda proprio su questo rapporto fra cultura e spiritualità. Poi passeremo anche ovviamente ai grandi personaggi che abbiamo nominato, però credo sia importante approfondire prima di tutto questo aspetto. Quindi, professor Mollo, a te la parola. Si sente la mia voce? Perfettamente. Ah, perfetto, grazie Antonio. Sì, credo proprio che quello che hai detto è centrale. Io cercherò qua di riflettere sul non sincretismo fra cultura e spiritualità, ma sul sinergismo, ut unum sint. Ma prima permettetemi un grazie. Se io sono qui perché da qualche decennio sono stato introdotto alla Società Teosofica da Oreste Passeri a Perugia, con il quale abbiamo fatto anche de delle lezioni con Edoardo Bratina negli anni 90, con il professor Krishna nel 2005, se non vado errato. E quindi il primo ringraziamento è a Oreste, poi chiaramente ad Antonio e a Patrizia, perché della rivista mi sono sempre alimentato e ho sempre avuto giovamento, allargamento di orizzonti e tante specificazioni. Grazie anche a Davide Berti, che è il presidente del gruppo teosofico Umbro. È uscito un librone di 268-270 pagine con tanti bellissimi apporti che fa la storia del gruppo Umbro, ma anche ha tanti apporti. Adesso non nomino nessuno perché sarebbe anche ingiusto. Dopo di questo, il punto è semplice, insomma, do subito la tesi. Cultura e spiritualità non sono in posizioni antitetiche, ma la cultura è condizione, base, fondamento della spiritualità e la spiritualità è a sua volta in reciprocità condizione della cultura. Perché dico questo? Nel 1970 io lessi la Fenomenologia dello spirito di Hegel, non ve la consiglio. Mi sono salvato leggendo La postilla di Kierkegaard, La malattia mortale. Perché? Concetto di cultura. Hegel sostiene che c'è un mondo della cultura, c'è il mondo della cultura ben diverso dal mondo della natura. Il mondo della cultura è costituito dalle rappresentazioni artistiche, musicali, poetiche, letterarie, della danza, pensiero compreso, è fatto di tutte queste rappresentazioni e è volto a un qualcosa da al suo superamento stesso. Quindi è come ciò che l'uomo può manifestare come forza centrifuga, ma che non riesce mai a cogliere l'essenza della verità. È come un eterno fidanzamento. Il Davide di Michelangelo riguarda la bellezza, riguarda la gioventù, ne manifesta un aspetto, ma non completamente, sono degli accenni ogni volta. Di fronte al mondo della cultura, io ho contrapposto la cultura di carattere di Kierkegaard. Che significa la cultura di carattere? La cultura di carattere è l'interpretazione della cultura verso l'interno, come coltivare l'animo, come autoattività, come perfezionamento,
come liberazione delle potenzialità umane. La cultura non a caso ha tre etimi, quello di onorare, si onora qualcosa, abitare, starci, e coltivare ciò che si onora e ciò in cui si abita. Tutto questo, tuttavia, non va visto in termini statici. Ho apprezzato moltissimo la relazione di Tim Boyd quando, non la riprenderò soltanto in un flash, ci ha prospettato una prassi teosofica, ci ha parlato della relazione amorevole come base non solo per la fratellanza ma per la comprensione, e dell'agire per gli altri, il servizio, come scoperta dell'io attraverso il tu, l'altro e il noi. E sempre seguendo la sua sollecitazione, ci ha detto che la stessa società teosofica cambia, si evolve, è in cammino, ed è legata al mondo della formazione, è legata all'educazione, al coltivarsi, ecco la cultura. È legata non a nozioni di sapere statiche, non a dottrine da assimilare, ma ad una dimensione dell'essere che è in divenire. Quindi la cultura di carattere è l'armonizzazione con se stessi, cercando di essere coerenti, è la capacità di esprimersi e di comunicare, la capacità di testimoniare, è l'indicatore del nostro percorso di spiritualizzazione. Tra cultura e spiritualità c'è un'osmosi. La cultura apre la spiritualità e la spiritualità arricchisce la cultura. Quando parliamo di spirito, io riprendo qui una premessa, un attimo mortale di Kierkegaard. Lui ci dice che l'uomo è anima e corpo, è un rapporto fra anima e corpo. Questo rapportarsi è lo spirito. Lo spirito è la dinamica non dell'anima sola, non del corpo solo, ma del rapportarsi dell'anima incarnata. E quindi è il divenire liberatorio, il divenire ascensivo, ascesi, il divenire di conoscenza, di comprensione, di perfezionamento di questo rapportarsi di anima e corpo. E allora, qual è la tesi? È che l'educazione e la formazione, ecco i tre esempi di cui parleremo, rappresentano l'elevazione spirituale dell'uomo verso la conoscenza, verso la verità, verso la bontà. Quindi il punto chiave qual è? È che è necessaria una visione per poter parlare di spiritualità. Una visione è l'opposto di una concezione. Le concezioni sono quelle, faccio un esempio solo, quella marxista, che poi col tempo ricadono, quella maoista. Le concezioni sono fatte dall'uomo attraverso concetti che storicamente vengono individuati, che servono per far muovere la storia, ma che poi passano con la storia. La visione è sempre avanti, la visione è un'anticipazione dell'avvenire, è un'anticipazione degli ideali, è un vedere oltre, per cui sono profeti, ecco il punto, tutti coloro che anticipano, che indicano, che evocano, che prefigurano, non solo profeti di sventure, ma profeti anche di avvenire, di civiltà, di progresso. Agostino a un certo momento distingue il suo atteggiamento e dice: io sono pessimista in re, come dati di fatto, ma sono ottimista in spe, cioè contemporaneamente attraverso una visione c'è una speranza e contemporaneamente c'è una realtà dei fatti. Non è un'utopia, la visione non è un'utopia statica, non è un'utopia insensata, è una precognizione, previsione di quello che si potrà essere se. Se è chiarissimo nella nostra condizione di oggi, in questa fattispecie di momento pandemico, che ci sarà se noi faremo, se noi saremo, se noi ci impegneremo. La visione è condizionata dall'atteggiamento. Finisco questa chiarificazione dicendo questo. È chiaro che se per cultura, quindi, non intendiamo dei saperi, se per cultura non intendiamo dei saper fare, delle competenze, ma intendiamo l'essere umano che si eleva, che si evolve, che cresce, che matura attraverso le rappresentazioni, quindi la letteratura, la poesia, l'arte, la musica,
le scienze, tutto quello che per un bambino è la scoperta del mondo e la sua rappresentazione. Pensate soltanto a quanto sono spettacolari i disegni dei bambini a 4, 5, 6 anni. Nella loro semplicità, nella loro essenzialità ci stupiscono, perché riescono a rappresentare il loro mondo di reazione con la famiglia, papà e mamma, gli animali, l'ambiente vicino, gli alberi, il cane e il gatto, gli oggetti. Lo rappresentano sinteticamente, dandogli un valore e un senso relazionale. E quindi quello diventa una rappresentazione dell'essere nel mondo. E quindi, finisco questo primo aspetto, c'è un aspetto che vorrei sottolineare. Nella visione culturale di un uomo che cerca l'uomo non solo come individuo singolo, non solo come genere, ma cerca l'uomo come umanità in cammino, in progresso, la visione che tutti questi tre autori simbolo, di cui adesso parleremo, di tutti e tre, è quella di un uomo, di un essere umano che cerca di essere completo, che sviluppa non soltanto il pensiero, non soltanto l'immaginazione, non soltanto il sentimento, ma tutti questi aspetti, che cerca di comporre nelle relazioni umane il sentimento, l'immaginazione, la conoscenza, il pensiero, l'emotività, la socialità e tutto insieme, secondo il mio punto di vista, è la spiritualità. Una relazione è una relazione spirituale quando ci sono in gioco e quando ne fanno parte tutti gli aspetti tensivi dell'essere umano, tensivi come tensione, come diceva Antonio prima. Se noi togliamo questa tensione, togliamo l'etica. Se noi togliamo l'etica, togliamo il divenire. Se noi togliamo il divenire, togliamo la dinamicità trasformativa della vita umana, dove tutto è evoluzione, ma può essere anche involuzione in qualche momento. Tutto è un divenire, per cui l'essere viene da un divenire. Il nostro essere in questo momento, e finisco questo primo aspetto, è nella bellezza di essere un gruppo di persone che sono qui, e vi ringrazio, con una sintonizzazione di sentimenti, con un'accoglienza di atteggiamenti, con una comunitarietà di aspirazioni. Nella diversità di esperienze, di contesti, di percorsi, di credo anche, se vogliamo metterli. E allora finisco questo primo aspetto. La cultura, dice Sergio Essen, è una forza centripeta, dove l'animo si condensa. Tutto ciò che invece è forza centrifuga è ciò che va via, è ciò che noi togliamo e che non raccogliamo in noi stessi, dentro di noi, nella nostra interiorità, per scambiare con altre interiorità pensieri, sentimenti, sensazioni, affetti, emozioni, visioni. Senza una visione non c'è una vera cultura. Senza cultura la visione non può aprirsi. Se intendiamo la cultura non come erudizione, non come solo rappresentazione di un aspetto, accennavo prima la danza, la musica, la poesia, la prosa, eccetera, ma come manifestazione dell'essere nel suo tendere verso ideali supercoscienza sempre più ampi, in vista di un miglioramento, di un autoperfezionamento, di un'autoliberazione, dove ci liberiamo assieme quando c'è una visione che ci accomuna e quando c'è uno scambio di interiorità fra di noi, e il noi diventa Dio e il tu che costruiscono costantemente se stessi attraverso il noi, che è la comunità, che è l'accomunamento, che è l'associarsi a dimensioni sempre più ampie. La più ampia di tutte è l'umanità. Grazie Gaetano per questo incipit molto importante. Hai parlato di visione e partirei adesso da Pietro Ubaldi, questo uomo veramente straordinario anche per la vastità, diciamo, della sua visione, la vastità della sua ricerca. E sono a chiederti, naturalmente, come dire, non è possibile sintetizzare in pochi minuti, voglio dire, il pensiero di Pietro Ubaldi, ma
Vorrei che stasera cercassimo la nota della visione di questi nostri tre compagni di viaggio, no? E quindi la mia domanda riguarda proprio la nota della visione di Pietro Ubaldi. Tra l'altro devo dire che, avendo lui frequentato il gruppo teosofico di Perugia prima della sua partenza per il Brasile, questo mistico, questo grande filosofo e anche teologo, ci è particolarmente caro. Poi dirò anche quanto cari ci sono gli altri due, per le ragioni, diciamo, però certamente anche Pietro Ubaldi. Ecco, la nota della sua visione. Anche, e in più aggiungerei, se mi consenti, anche questo suo cambiare di continente, come dire, no? Cioè, fino al 52 è in Italia, diciamo, e poi va in Brasile. Anche questo aspetto, diciamo, credo faccia parte della visione. Ma a te. Sì, Antonio, giusto. Beh, partirei da questo. Nella storia di un uomo, Pietro Ubaldi scrive un libro che è a metà autobiografico, a metà no, perché lo scrive un 20-25 anni prima della sua resa dell'anima, e chiaramente parla di sé, della sua vita, però e dopo preconizza anche che dopo il Natale del 71 prenderà altri lidi, andrà oltre il velo, e così sarà. In questo libro autobiografico, per molti aspetti, lui dice: a un certo momento sentì un professore, un suo professore, credo di chimica, di biologia, che pronunciò la parola evoluzione. Siamo all'inizio del Novecento, chiaramente. Sente questa parola e se la imprime. E davanti alla spiaggia di Falconara, Falconara è vicino ad Ancona, sicuramente non c'erano le raffinerie, quindi il mare era più pulito, perché siamo negli anni 20, lui vede le onde, percepisce, ecco la visione, e coglie che tutto, che la sostanza è la dinamica di spirito, energia e materia. Processo involutivo, tutto viene dallo spirito, che attraverso l'energia si materializza, per cui nella materia c'è lo spirito, e il processo evolutivo è quello che dalla materia, attraverso l'energia, si spiritualizza, attraverso un'armonizzazione con sé, con gli altri e col mondo. Quindi il processo di spiritualizzazione richiede un processo di armonizzazione e di evoluzione. Quindi prima, la parola chiave è l'evoluzione. In questo Ubaldi individua la legge di Dio, quello che lui nomina come legge di Dio, per cui l'evoluzione non è, come la intendeva Teilhard de Chardin, tutta lineare e progressiva. L'evoluzione, dato che sta anche all'essere umano in questa terra, nella biosfera, ha anche momenti regressivi, l'olocausto, la seconda, le due guerre mondiali, ma tali non da scendere troppo al di sotto della linea precedente. Difatti un suo libro, che è quello che ho letto per primo nel 1999, che mi ha colpito, e che l'ho letto davanti al mare, davanti alle onde, la mattina presto, è La nuova civiltà del terzo millennio, non del ventunesimo secolo, del terzo millennio. Ossia la visione di un'evoluzione umana che attraverso il progresso etico-morale, che attraverso una nuova morale che non è ipocrita, ma una morale utilitaria, che fa capire che in fin dei conti, se noi preserviamo la terra, è egoismo per restarci meglio. Pensate soltanto all'Amazzonia, non voglio entrare nei particolari. E allora questa sua visione lungimirante è ciò che mi ha colpito, perché secondo me è il centro del suo pensiero. L'evoluzione umana che, cogliendo le leggi cosmiche dell'universo di armonia, di ordine e di giustizia, lui parla di energia gravifica nella grande sintesi, che, dico la verità, quando l'ho letto all'inizio non ho capito quasi niente, perché c'era aspetto chimico, fisico, non ci ho capito quasi niente, l'ho riletto non so quante volte, ma ho capito perché ha avuto un carteggio con Einstein, che l'ha apprezzato, e è stato apprezzato anche da Fermi. Lui a un certo momento parla di energia, siamo negli anni 30, inizio del 31,
tutti questi teotori nel 35-36, Capitini, la Montessori e Ubaldi sono contemporanei nello scrivere. Parla di energia gravifica, perché tutta la legge della gravitazione cosmica è legge che regola i rapporti interstellari, tale che Ubaldi parla di tre universi. Ubaldi non parla di l'universo, parla di tre universi. L'universo fisico, che è il tutto delle galassie, l'universo dinamico, che sono i rapporti interstellari, e l'universo psichico, che è il nostro universo entro il quale stiamo nella nostra biosfera. Noi siamo chiaramente, i fisici sono chiaramente al di là di questo discorso, però se noi pensiamo alla compresenza di questi tre universi, possiamo pensare a come la sua visione è una visione dove la fisica, la chimica, l'etica, la morale e la cultura sono sinergiche, dove non abbiamo una scissione tra l'etica e la fisica. Lui in un certo momento arriverà a dire che la nuova religione sarà la scienza e che le scoperte della scienza non saranno altro che la scoperta di ciò che la fede ha intuito e ha manifestato con i suoi mezzi, per cui contesta l'oscurantismo di una fede da sola e contesta lo scientismo di una scienza che vuole solo oggettivare. Non tutto ciò è quello che non è vero, tutto ciò che è misurabile. Pensiamo ai nostri sentimenti, pensiamo alle nostre visioni. Non le possiamo misurare con la deduzione, con l'analisi logica. Ecco l'intuizione, ecco la dimensione immaginativa, ecco l'ascesi che fa sì che la coscienza, ecco l'altro punto, Ubaldi mette al centro della sua visione l'espansione della coscienza. La coscienza che da individuale deve farsi collettiva e che lo può diventare collettiva, pensiamo oggi alle sintonizzazioni fra continenti per salvare l'umanità in questa terra, se però si innesta in una coscienza cosmica, cioè se si innesta all'interno di leggi che intuisce, che sono leggi di armonizzazione, di ordine complessivo, di dinamiche, dove il tutto e l'insieme è presente nelle parti e dove ogni parte fa parte dell'insieme, sentirsi parte di un tutto. E nel nostro poi piccolo sta a noi sviluppare questa coscienza collettiva attraverso l'attrazione che la supercoscienza fatta di ideali, che sono anticipazioni. Pensiamo, quando io guardo certe cose in televisione, ultimamente c'è la storia di Roma, con i barbari, eccetera, eccetera, e penso di essere nato 2000 anni fa e cerco di vedermi in quelle situazioni, tanta paura perché mi ammazzerebbero presto, insomma, a parte queste cose, penso di come la visione di questi primi cristiani o pensate al Rinascimento, agli Illuministi, ognuno pensi si collochi 2000 anni fa, 1000 anni fa, eccetera, di come è stata una visione di ulteriorità, di trascendenza a produrre quel progresso anche scientifico, anche tecnologico, che deriva dal voler andare oltre, dal pensare, dall'intuire, dal visionare, da essere dei visionari. Questo è a tutti i livelli. Io penso, quando parlo di visione, a un Don Bosco che ha avuto una visione a 8-9 anni, che il suo campo era stare con i ragazzini e ha fatto quello che ha fatto. Cioè la visione torna ad essere la molla della proiezione di speranza, di impegno, di compiti di vita. E allora la coscienza però non è solo attratta dal supercosciente, ma anche presente il subcosciente. Cos'è il subcosciente? Tutto ciò che noi abbiamo, sedimentiamo in noi come individui e come collettività, di acquisito, di istintivo, di pensate soltanto alla nostra capacità di leggere, di scrivere, che va colto e va accolto e non va rinnegato. Mi spiego. Ubaldi sostiene che nel Medioevo c'è stata lo sconsiderato atteggiamento di negare il subcosciente, di negare l'istintività, di negare la peccaminosità e di sublimare tutto, non accogliendo la parte corporea istintiva del subcosciente, la parte del limite umano, la parte emozionale, e quindi non componendo
subcosciente e supercosciente, cioè non componendo anima e corpo, non componendo passato e futuro, non componendo elevatezza e finitezza, sintesi tra finito e infinito. Viviamo solo di infinito? Viviamo solo di finito? Entrambe le posizioni, dice Ubaldi, in questo vicino molto a Kierkegaard, non ci permettono di armonizzarci dentro di noi, fra di noi, con noi e col mondo. E ultima cosa su Ubaldi, cosa vorrei dire? Che questo, perché lasciamo pochi minuti a ogni oratore chiaramente, e qui potrei andare avanti una vita perché ti devo arginare. Allora, qual è una delle conseguenze principali? Ne dico una sola, è quella della nuova morale. Questa sua visione fa sì che la morale ipocrita, la morale formale, la morale utilitaristica blocchi quello che per lui invece è la nuova morale, che è una morale utilitaria, nel senso che quando io faccio del male ad un'altra persona la faccio a me, che una morale che ci fa cogliere che siamo tutti interconnessi, e qui è vicino a Montessori, e dove l'amare il prossimo richiede amare se stessi. Dice Feuerbach: se io non mi amo non posso amare il prossimo, diventa qualcosa di compensativo, di alienato, eccetera eccetera. Quindi l'armonizzazione fra l'amore per sé, l'amore dell'altro, l'amore per l'umanità, è la nuova morale, che è utilitaria perché ci torna ciò che abbiamo seminato. Cioè in Ubaldi è molto presente la legge karmica, che è una legge non soltanto dei nostri rapporti interpersonali, ma è una legge dell'universo. Non voglio entrare nei particolari, ma lui dice che nell'universo c'è tutta una concatenazione di cause ed effetti, per cui gli effetti sono cause e le cause sono effetti, come nella nostra vita. Tutto quanto è una concatenazione di conseguenze. Quando è lanciato un sasso, dice Ubaldi, tu sei libero di lanciare il sasso, ma quando hai lanciato il sasso in quella direzione e apri la mano e il sasso parte, va in quella direzione. Il nostro carattere, una volta che lo impostiamo in una certa maniera, poi ci autogiustifichiamo della nostra cattiveria, ipocrisia, disimpegno, eccetera, eccetera. Ecco perché lo insiste molto, ecco, torniamo alla pedagogia, al carattere che si forma nella fase evolutiva, che si forma sulla speranza, sulla fratellanza, sulla condivisione, sull'empatia, sulla dedizione dei compiti. E qui fatemi uscire un attimino un po' il pedagogista. Io sono convintissimo, poi vedremo sulla Montessori, come la strutturazione, ecco l'aspetto formativo che diceva anche Tim Boyd, la formazione della struttura del carattere, che viene chiaramente da un temperamento, che è una certa cultura, ci mancherebbe altro, e quindi non è determinato, ma è condizionato. Cioè il condizionamento è la condizione per la liberazione, nella misura in cui ci facciamo consapevoli e coscienti del nostro essere al mondo, del nostro essere acculturati, dei nostri limiti, ma anche delle nostre tensioni. Quindi l'aspetto formativo ritorna come condizione per l'evoluzione, come dimensione culturale dell'essere umano e non soltanto delle sue rappresentazioni. Pensate a quanti grandi letterati, fatemi nominare Hemingway, fatemi nominare Pavese, avrebbero potuto, nei momenti in cui perdono anche la vena, dedicarsi agli altri, fare scuole per i ragazzi, invece che anticipare la ripartita. Atto di forse momentaneo, atto di disperazione. Cioè io a volte ci penso, questo grande scrittore Hemingway, eccezionale, se poi ti centri sull'ego e non sei più ispirato, non ha più senso la tua vita. Se invece attraverso l'altro, il servizio, tanti giovani che hanno bisogno di manifestare i loro sentimenti, li aiuti a scrivere, ma li rassicuri, gli incentivi, eccetera, eccetera, che compito avrebbe potuto assumere nei confronti dell'umanità attraverso la gioventù, la fanciullezza, per liberarli, per aiutarli? Ecco, questo secondo me è uno delle tante possibili esempi di riduzione. Mi fermo con Ubaldi.
Professor Mollo, vorrei farti una domanda e ti chiedo di fare una battuta, diciamo, come risposta, ma potrebbe essere interessante anche per qualcuno che in chat ha scritto qualche cosa. Mica sempre è stato capito, voglio dire, Ubaldi nella sua grandezza, nella sua vita. Assolutamente. Quindi ha avuto tante difficoltà. Mi ha colpito, per esempio, che forse la grande sintesi, addirittura, correggimi se l'informazione non è corretta, era stata messa prima all'indice. E poi Papa Giovanni, l'ha sdoganata. Quindi, la battuta è, se ogni cosa viene vista come una prova, ogni cosa edifica ed eleva. Okay. A Ubaldi è morta Vincenzina, una bambina di 4 anni, e il figlio è 22-23 in guerra, gli sono morti 2 figli, ha avuto l'incomprensione della Chiesa, dove tutto il tuo sistema è incentrato sul Cristo cosmico, il Cristo mistico, ha avuto anche incomprensioni familiari, ha deciso di vivere solo dello stipendio da insegnante a Gubbio, perché non si fidava di come i beni erano stati acquisiti dei suoi, casa nobiliare, casa in campagna, terreni, quindi ha avuto anche privazioni economiche, perché viveva in 2 stanzette a Gubbio, tornava il sabato sera perché non c'erano i treni che la mattina portavano per insegnare. Quindi la battuta è la vita come prova. Lui ha colto il dolore, la sofferenza, e tu hai accennato a questa grande incomprensione. Ecco il Brasile, che ho dimenticato di dirti. Nel 51 lui fu invitato a fare delle conferenze in Brasile. Si trovò bene, fu apprezzato, e nel 52 andò a vivere in un borgo davanti a San Paolo, vicino al mare. Non è scappato dall'Italia. Io credo che abbia scoperto come nell'altra parte del mondo, Brasile, in fondo chiaramente, San Paolo è proprio molto in fondo, la sua possibilità di divulgare la sua visione, i messaggi spirituali, che lui ne ha fatti 6 dal 1931 fino al 32, sono stati tradotti nel mondo, nell'America, nell'Indonesia, tantissimo. Il suo compito di diffondere questa visione lo ha portato in Brasile come luogo e spazio dove poterlo diffondere. Quindi è stata un'offerta di disponibilità su invito, chiaramente, e anche, direi, finisco, come anche esempio che la vita è una metanoia continua, un cambiamento continuo. Se noi sappiamo andare da dove c'è possibile accoglienza, c'è possibilità di vita. Secondo me questa è un'interpretazione. Lui l'ha vissuta come una nuova apertura. Ti rispondo così, Antonio. Non da lui richiesta, ma di fronte alla quale ha risposto di sì. E difatti, non a caso, poi la seconda parte dei suoi 24 volumi ne ha scritti dal 52 al 71, in 20 anni ne ha scritti 14-15 tutti quanti in Brasile, di cui uno stupendo, Principi di una nuova etica, che ho tradotto e che spererò di poter pubblicare. Grazie. Adesso passiamo ad Aldo Capitini, perugino, mancato nel 68, è stato un uomo di una straordinaria forza d'animo e di una pluralità di iniziative, voglio dire, in campo sociale, in campo politico, ma sempre con una tensione etica meravigliosa. E di lui, nel rapporto con la società teosofica, ricordo che il tema del dialogo è stato il vegetarismo, perché naturalmente molti esponenti della società teosofica sono stati dei formidabili, come dire, anche iniziatori in qualche modo di una divulgazione culturale del vegetarismo, soprattutto in chiave etica. E quindi ricordo che Capitini ha avuto rapporti con Bratina, ha avuto rapporti con il dottor Delors, ha avuto rapporti con molti personaggi, diciamo,
anche di ambito teosofico. Adesso, quindi, una visione, quella di Capitini, molto poliedrica e un uomo assolutamente coerente, voglio dire, è stato in galera per essersi rifiutato, come dire, di aderire a principi di cui non riconosceva politicamente l'eticità, eccetera. Ci vuoi parlare di lui adesso, professor Molla? Sì, altro profeta, parliamo di profeti. Ubaldi, profeta dell'evoluzione. Capitini, che è stato chiamato il Gandhi italiano. Io sono entrato all'università nel 66, quindi ho avuto modo proprio, però a lettere e filosofia lui stava a scienze della formazione. Quello che hai detto è perfetto. Capitini possiamo chiamarlo il profeta della non violenza, il profeta della religione aperta. Prendiamo questi punti. La marcia per la pace che lo ha istituito, nei quattro punti, nei quattro motivi, nei quattro scopi che lui gli dava, uno dei quattro è quello di andare ad Assisi dal suo Francesco, perché in Francesco d'Assisi vedeva un modello di vita, un riferimento di valore e uno stile comportamentale. Quindi dare un esempio di marciare assieme, c'è questa dimensione chiaramente etico-religiosa. Dunque, in Capitini prendiamo due tre punti, che è quello della non violenza, della comunità aperta e della religione aperta. Se Capitini siamo nell'epoca di Gandhi, siamo nell'epoca della Montessori che va in India, eccetera. Capitini sostiene che la non violenza, siamo nell'epoca chiaramente della seconda guerra mondiale, della fine della seconda guerra mondiale, e quindi il problema della pace, anche la Montessori lavorerà molto sulla pace. Il problema della pace è condizione di vita, di civiltà, di progresso, di benessere. Capitini, prendiamo ora questo aspetto. Nel suo senso religioso, lui sostiene che l'atteggiamento non violento è fondamentale per la pace. Non come atteggiamento di reazione, non come pacifismo. Lui dice che la non violenza deve essere amata per se stessa, non come mezzo. La non violenza non è un mezzo per ottenere qualcosa, non è un mezzo per prevenire la pace, ma deve essere amata per se stessa. A prescindere da ciò che si vuole ottenere, deve essere proprio uno stile di vita, una interiorizzazione di atteggiamento. Questo lo prende chiaramente moltissimo da Francesco d'Assisi. Quindi la non violenza è un atteggiamento, e lui dice: Dio è atteggiamento in amore infinito. Dio stesso, ossia l'energia vitale dell'universo, lo spirito che tutto quanto vivifica, il sacro che permea l'esistenza, la terra, il trascendente che è dappertutto. Non ampliamo il concetto di Dio. Dio è un atteggiamento d'amore infinito. Cioè, su questa base, Capitini istituisce, testimonia e prospetta l'amore per ogni persona. Per ogni persona. A prescindere, ecco la vicinanza enorme che ha con quello che la teosofia, a prescindere da etnie, da intelligenza, da colore della pelle, da tutto quello che si dice nella teosofia. L'amore per ogni persona. Permettetemi qui, perché su questo erano gli anni in cui la dimensione della persona, la persona non è un concetto, è una dimensione. Il personalismo, Mounier, Maritain, lo stesso sindaco di Firenze, La pira. La Pira, Giorgio La Pira, sostengono, e anche Tommaso d'Aquino viene da lontano, la persona è il volume totale dell'uomo, la persona è il centro di libertà e di responsabilità, la persona è ciò che c'è in tutti, c'è in un bambino come in un anziano, la persona è la dimensione spirituale dell'essere umano, di completezza dell'essere. La persona è il volume totale dell'uomo, sono tutti gli aspetti potenziali, perché un bambino è di 3-4 anni è più avanti di un anziano potenzialmente, e si vede che potenzialmente, dopo
l'educazione può coartarlo, limitarlo, alienarlo, non entriamoci. Ma come potenzialità, un bambino a 3-4 anni è più di me. Come intuizione, come immaginazione, come potenziale. E allora, per capitidina, non violenza è la condizione per comprendere il nostro rapporto col mondo. La seconda parolina è compresenza. Per Capitini, la realtà dell'umanità consiste nel sentirsi compresenti a tutti. Lui parla di tu con la T maiuscola, al tu tutti. Quel tu chiaramente è il divino, è l'universale, è l'assoluto, è il trascendente. Lui dice che la compresenza con gli altri uomini non riguarda solo i contemporanei, ma anche chi non c'è più, ma c'è nella memoria, ma c'è nello spirito, ma c'è nella contemporaneità, vedi Cristo di vita, e chi ancora non c'è. Se noi assumiamo degli atteggiamenti di coscienza biosferica, di coscienza planetaria, è perché pensiamo ai figli dei figli dei figli dei nostri figli, e anche se non facciamo fino individualmente, ai figli degli altri figli, non necessariamente sono i miei figli individuali, altrimenti si chiude, ai figli che verranno. Ho visto ieri, stamattina, un video stupendo sull'acqua, su queste donne africane, queste donne del Brasile che raccolgono l'acqua, che cantano i bambini, è una cosa fantastica. Quindi nel nostro pensiero c'è tutta l'umanità. La compresenza riguarda il futuro, il presente e l'avvenire. È un metodo di vita, anche la compresenza. Dalla compresenza viene fuori la comunità aperta. Cosa intendi per Capitini come comunità aperta? Potrei fare un parallelismo per comprenderci meglio. Anche Popper, Karl Popper, parla di società aperta, ma siamo su una dimensione diversa. Per Popper la società aperta è la società della democrazia, è la società del benessere collettivo, è la società dello scambio, è la società della compresenza di tutti al mondo. Per Capitini invece la comunità aperta è una dimensione etico-religiosa. Nella comunità aperta lui individua due direzioni, una verticale e una orizzontale. Quella orizzontale con gli altri, con i fratelli, la fratellanza, con gli amici, i fratelli, i collaboratori, le persone compresenti in questo mondo. È orizzontale. Ma c'è anche quella verticale, che è la compresenza con i valori, che è la compresenza con gli altri che anche non ci sono. Torna al discorso di prima. Perché la compresenza con i valori, con la dimensione di valore? Perché senza un rapporto con una dimensione di valore, pensiamo alla onestà, alla realtà, alla bontà, alla giustizia, non ci può essere quella orizzontale, perché quella orizzontale deve ispirarsi a quella verticale e quella verticale deve incarnarsi in quella orizzontale. Cioè, come un'osmosi. Non posso, io non so se sono democratico, onesto, non lo so, me lo devono dire gli altri, sono i miei comportamenti. È la comunità in cui vivo che mi dà riscontro alla valorialità, alla tensione di valori in cui credo e spero di credere. E la comunità mi alimenta questo. Tutto questo per Capitini diventa, non dico possibile, ma diventa illuminato, parliamo di illuminazione, dal concetto di religione aperta. Di fronte a un mondo, e parliamo degli anni 40, 50, 60, dove era un mondo ben diverso da oggi, lui parla di una religione aperta dove i principi ispiratori delle religioni devono ispirare una religione aperta dove il divino, il sacro, il giusto, il buono, il discorso che faceva Antonio all'inizio, quando all'inizio ci ricordava la non separatività, l'unità della vita, quando ci richiamavi a questo senso accomunante di umanità e non separativo, esempio banalissimo, noi assistiamo nelle nostre discussioni politiche del nostro paese, alla polemica e non all'accordarsi per il bene degli altri. C'è la polemica, c'è la sovrapposizione, c'è la separazione. La religione aperta
è vedere, vedere l'interiorità, sempre visione, vedere, la voglia di rinnovarsi, il riscontro di umanità, l'accomunamento di benessere spirituale. La religione aperta è ciò che va al di là dei condizionamenti e delle rappresentazioni storiche, ciò che va al di là delle costruzioni culturali, pur da riconoscere, pur da cogliere chiaramente. E da qui viene fuori questo l'ultimo passaggio ad una apertura quotidiana e a quello che per Capitini è la omnicrazia. Cosa significa l'omnicrazia? È la realtà più aperta per tutti, dove tutti possono partecipare alla, adesso non posso entrare nei particolari chiaramente, tutti possono e debbono partecipare alla conduzione della vita dell'umanità, partendo dalla propria piccola comunità. L'omnicrazia è il potere di tutti, nelle forme di consultazione. Lui ad esempio ha istituito due centri di orientamento, due centri sociali, le accennava sempre Antonio all'inizio, per sperimentare in questi centri dove le persone si riunivano e parlavano dei problemi del quartiere, della città, dell'educazione dei bambini, dell'economia, ecco. E dal basso, la creazione di una consapevolezza, coscientizzazione delle persone che si incontrano e che per il bene della collettività propongono, si impegnano, rappresentano. Finisco. Questa apertura quotidiana è quella che in Capitini è la visione del passaggio da una società della competizione a una società della cooperazione, dove la competizione forse può esserci dentro, per fare chiaramente astraggo un vaccino, ma per far sì che l'umanità ne possa beneficiare. Quindi la società della cooperazione non nega probabilmente né il merito né un po' di competizione, ma è per la cooperazione il fine, non per la competizione perché una parte vuole prevaricare su un'altra o vuole precedere un'altra o vuole sfruttare l'altra. La visione è cooperativa, cooperante. Certo che diciamo molti di noi poi finiscono per identificare l'opera, diciamo, di Capitini con la marcia della pace, diciamo, Perugia Assisi, ma Capitini è molto 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 di più. E vedi, l'ho quasi scartata, l'ho solo accennata. Ecco. Ho detto solo un ricatto obiettivi. Certo. C'è una sua affermazione che mi ha sempre colpito molto, quando lui diceva: io sono un religioso laico. Anche in questo veramente ci sono delle affinità col pensiero teosofico, voglio dire, veramente, veramente notevole. Quindi un uomo di grandi meriti, tra l'altro è stato anche uno dei fondatori dell'Associazione Vegetariana Italiana e quindi effettivamente questa sua filosofia della non violenza l'ha vissuta, l'ha praticata. Adesso arriviamo a parlare, diciamo, anche di Maria Montessori, essendo il 150esimo, diciamo, dalla nascita di Maria Montessori, chiaramente vogliamo soffermarci un po' anche su di lei, anche se poi, come dirò alla fine, domenica prossima, il 6 dicembre, questo convegno organizzato dalla Società Teosofica, si parlerà molto di lei, approfondiremo veramente molti, molti, molti temi. E questa donna è stata sicuramente una donna straordinaria, una donna di pensiero, ma anche una donna di opere. E chiaramente il mio compito è anche sempre sottolineare la vicinanza e l'affinità anche con la Società Teosofica, di cui Maria Montessori è stata una socia, ma a parte il fatto di essere socia della Società Teosofica, diciamo che ha vissuto per circa 7 anni facendo base in India al quartier generale di Adyar della Società Teosofica, quindi la sua visione del mondo è una visione fortemente connotata
a questo concetto, diciamo, di unità della vita, ma anche a questo riconoscere nell'altro e riconoscere nel bambino quei valori assoluti che caratterizzano ogni essere umano in tutta la sua potenzialità, in tutta la sua forza. Quindi una donna con una visione fortissima, siamo partiti parlando delle visioni, voglio dire, e naturalmente io credo anche, tu sei un pedagogista anche, voglio dire, io credo anche solidissima dal punto di vista scientifico, perché poi il suo metodo, passano i decenni, voglio dire, passano i decenni, ma comunque il suo metodo regge all'usura del tempo. Ci puoi dire qualcosa a riguardo? Sì. Ricordo che il presidente del Centro Internazionale Montessoriano di Perugia, che è un mio caro amico e collega, si è costituito a Perugia perché la signorina Paolini, una allieva che era la educatrice dei principi d'Italia a 19-20 anni, è venuta a Perugia, è una grande allieva della Montessori. E quindi Luciano Mazzetti, che è il presidente, è un mio amico collega, porta avanti a Perugia questo centro internazionale montessoriano, questo come notazione. Sulla Montessori, 3-4 cose che sono queste. La Montessori è conosciuta da tutti come educazione dei bambini, a casa del bambino, la mente assorbente, e tutte l'educazione dei sensi, tutto il materiale montessoriano, l'educatrice come direttrice, queste cose le lasciamo come sapute. L'accenno invece che faceva Antonio è questo, che negli 8-9 anni che è stata in India, non solo lei ha scritto due libri fondamentali, sono maturati l'educazione per un mondo nuovo, e come educare il potenziale umano, sono chiaramente tematiche teosofiche, ma anche pubblicato, ce l'ho qui, la formazione dell'uomo, che poi era pubblicato con una casa editrice teosofica, dove è imposta la sua dimensione più spirituale, che si incentra sul piano di coscienza cosmica. La Montessori sostiene che c'è un piano di coscienza cosmica dove, attraverso un'educazione dilatatrice che dilata la coscienza umana, di cui il bambino, piccolo messia, è un simbolo, dove la mente può assorbire queste dimensioni e l'embrione spirituale che è un bambino, lei definisce il bambino embrione spirituale. Lo ripeterei, non un essere piccolo, non un essere razionale, non un essere fantastico, un embrione spirituale. Già nell'aggettivo spirituale c'è tutto. La Montessori sostiene che l'uomo potenziale è l'uomo che sviluppa questa spiritualità che c'è nel bambino e che libera le capacità umane, facendo sì che l'essere umano non sia schiavo, qui è un po' simile a Rousseau, non sia schiavo del proprio ambiente, che attraverso la spiritualità vada al di là di questo ambiente. Non a caso, vi leggo una frase, lei dice: l'uomo di oggi è il cittadino della grande nazione dell'umanità. L'uomo di oggi deve essere il cittadino della grande nazione dell'umanità. Quindi estende alla coscienza planetaria l'educazione, la partecipazione a tutta l'umanità. L'umanità unica di tutti, l'umanità multiculturale, dice la Montessori, l'umanità dove il bambino diventa ispiratore. Vi leggo una piccolissima frase, questa è la formazione dell'uomo, e dice: gli errori, parla di educazione dilatatrice, gli errori educativi si correggono solo dilatando, dando spazio, dando mezzi per l'espansione della personalità, suscitando interessi più lontani da quelli che fa un altro individuo, che pure si sia inserendo accanto a noi. I ricchi sono attratti dalla possibilità che offre loro il mondo,
L'invidia e la competizione sono il segno di ristretto sviluppo mentale, di visione limitata. Do solo questa notazione concreta. L'invidia e la competizione, non fatemelo commentare perché conosco abbastanza bene queste due dimensioni e cosa possono. L'invidia e la competizione sono segno di una visione limitata, perché tutto ci ritorna, torniamo alla legge del karma, perché l'umanità poi si condannerà o si condanna a momenti involutivi nella misura in cui non è lungimirante, non prevede, non organizza. E allora, se questo è vero, per la Montessori l'umanità deve liberare tutte le sue potenzialità, le può liberare se si pone su, se si rende conto di essere su un piano cosmico più elevato, se il prende esempio, qui vorrei leggervi anche qui di questa educazione cosmica un piccolo passaggio, se si rende conto che l'universo è un tutto interconnesso. Lei parte da questa visione trascendente dell'universo, che per Ubaldi sono gli universi, come un tutto interconnesso. E quindi questa piccola Terra, in questa galassia, in questo piccolo mondo, ci fa cogliere che la legge interiore umana è una legge di un piano cosmico, è una legge che fa parte di un piano cosmico, è iscritta nelle leggi cosmiche, per cui l'unità armoniosa è la risposta alla possibilità di vivere in armonia con questo universo. E lei parla di questo potenziale che non è un dono, ma è un potenziale, per cui il piccolo messia, che è il bambino, diventa l'ispiratore di una rigenerazione e di una redenzione. Il bambino è il piccolo messia, perché è quell'essere, le dice, puro, che di fronte al quale una mamma, un genitore si ispira e che diventa colui che indica la strada. Vi leggo un altro passo. Bisogna che l'uomo raccolga tutti i suoi valori vitali, lei parla di valori vitali, le sue energie, che le sviluppi, si prepari alla sua liberazione, si prepari alla sua liberazione, si faccia accogliente. Noi ci liberiamo con gli altri, per gli altri, attraverso gli altri, non soltanto da soli. Non è più il tempo di combattersi gli uni con gli altri, di cercare di sopraffarsi. Si deve guardare, ecco la visione, si deve guardare, non con due occhi, ma col terzo occhio, direbbe Rampa, si deve guardare all'uomo solo con lo scopo di elevarlo. La ripeto questa frase, si deve guardare all'uomo solo con lo scopo di elevarlo, cioè di far sì che, ecco la spiritualizzazione, ci si eleva quando si va oltre il contingente, si va verso visioni più ampie, quando andiamo in montagna, ci eleviamo, andiamo, scaliamo, si apre l'orizzonte, si allargano i confini. Io ho fatto un convegno con il primo astronauta italiano, il quale ci fece vedere tutte dal mondo, parlo di 15 anni fa, 20 anni fa, adesso ho perso il cognome, ma quello molto alto, ci fece vedere i punti di concentrazione di luce maggiori del mondo, tra cui c'era la zona lombardo, ligure, piemontese, c'era la zona della nord della Germania, c'erano 5-6 zone, la zona intorno a New York, eccetera, eccetera. Guardiamo la Terra da lontano, non vediamo confini, non vediamo le piccolezze, la vediamo con tenerezza, perché questo agglomerato di acqua, di montagne, di laghi, di verde, di alberi, stupendo, meraviglioso, che in milioni, milioni, milioni di anni si è configurato così, è diventato un Eden. E se la vediamo da lontano, la dobbiamo vedere con tanta tenerezza, verso tutti coloro che anche che l'abitano. E allora, per la Montessori, il processo educativo è tale che l'utopia dell'educazione cosmica non è un'utopia, ma è una visione che ci permette di andare al di là delle piccolezze, nel corso di prima, l'invidia, la competizione, e di vedere l'educazione come formazione,
come vera educazione se ci si educa assieme, se ci si eleva. E allora il bambino, leggo l'ultima cosa, certamente la Montessori dice che quando si educa un bambino, anche l'adulto cambia, anche l'adulto si educa, c'è una reciprocità, c'è un vantaggio. Pensate un attimo se, un mondo senza bambini. Se in questo istante non ci fossero tutti i ragazzi fino ai bambini, i fanciulli, che si è dimenticata la fanciullezza, gli adolescenti, fino ai 20 anni scompaiono tutti. Ah, mamma mia, è un mondo impensabile. Allora, il bambino è un potenziale da sviluppare, tutto è possibile, dice la Montessori, nell'evoluzione dell'uomo. Questo è un discorso fatto ad Adyar, che per bontà di Antonio e di Patrizia è stato pubblicato nella rivista. Tutto è possibile nell'evoluzione dell'uomo, ma è necessario che l'uomo possieda all'inizio il nucleo. Il bambino porta noi adulti nel mantenere il contatto divino che esiste tra l'anima del bambino e l'anima del Signore, mantenerla per sempre. Il punto, il nucleo iniziale è il bambino, piccolo Messia, che rigenera la vita, che riprospetta speranza, che ci ridà il senso della donatività, della protezione, dell'amore. Per cui se noi pratichiamo il nuovo punto di vista, quello del bambino, del piccolo Messia, tutto si può trasformare, tutto si può compiere, tutto si può edificare. E finisco con la Montessori, per cui se devo dare proprio la di questa Montessori teosofica, teosofa, il nucleo di tutto, io direi questo, che la Montessori ci dà uno sguardo di armonia universale come edificazione della formazione attraverso il bambino che ce la indica, che ce la richiede e che diventa il piccolo Messia che ce la prospetta. Questa è una grande speranza di armonia universale, di processo educativo come visione lungimirante e di armonizzazione. Grazie, grazie Gaetano. E ci avviamo naturalmente conformemente al nostro programma verso la conclusione. Naturalmente se ci sono delle domande sono le benvenute, suggerisco di utilizzare la chat perché siamo in tanti e quindi dovremmo metterci diciamo ad inseguire chi chiede la parola, quindi sarebbe più pratico farlo via chat. Una domanda comincerei a farla io al professor Mollo. A Gaetano. Sì, a Gaetano, togliendomi anche un sassolino nei confronti dell'Accademia. Ecco, una cosa che non ho capito rispetto alla Montessori, perché nel mondo anglosassone, diciamo, la caratterizzazione teosofica della Montessori è stata studiata, illustrata, divulgata, sottolineata, mentre per tantissimi anni, voglio dire, in Italia, voglio dire, c'era una specie di, tranne pochi illuminati, come dire, pensatori e docenti, ma una gran parte scriveva dei libri di centinaia e centinaia di pagine, voglio dire, avendo il coraggio di ignorare, voglio dire, questo aspetto. Allora la domanda che ti faccio io, naturalmente non ti voglio tendere una trappola nei confronti dei tuoi colleghi, ma io credo che da questo punto di vista oggi invece ci sia una fioritura anche in Italia, voglio dire, di questo studio delle connessioni fra la teosofia e la Montessori, che io credo, tu conosci la Montessori bene, e conosci anche la teosofia, è inequivocabile, al di là della frequentazione, voglio dire, ma è anche un concetto della vita, un concetto della pedagogia, un concetto del bambino che accomuna, diciamo, chiaramente Montessori e la visione teosofica del mondo. Ti do la mia risposta personale, chiaramente. Entriamo nel clima degli anni 50 e degli anni 60, nel clima culturale. Ricordiamo l'incidenza che prima ebbe nel ventennio Giovanni Gentile, ricordiamo l'incidenza di Croce, ricordiamo la diffidenza in Italia per l'attivismo, per l'atteggiamento sperimentale, per quello che nel mondo anglosassone invece
a livello giuridico, ma a livello anche didattico, è l'impostazione sperimentale. Loro partono dal problem solving e utilizzano un cooperative learning assieme. La diffidenza dalle strategie attiviste e il retaggio idealista, secondo me, ha fatto sì che la Montessori sia stata identificata in questo suo atteggiamento sperimentale dell'educazione dei sensi, e su questo è stata inconsciamente, ma è stata relegata in pochissime esperienze, perché l'educazione veniva intesa come istruzione di conoscenze e non come sperimentazione dei sensi. La cosa è cambiata chiaramente negli ultimi decenni, in 2 o 3 decenni, ma se vogliamo parlare fino agli anni 60-70 è così. Personalmente le mie figlie, i miei nipoti sono tutti andati alla scuola montessoriana, quindi questo è un'attestazione e hanno fatto sia la scuola dell'infanzia sia la primaria, che allora si chiamava elementare, insomma, e ne hanno avuto un grande giovamento. Quindi io credo che questo preconcetto culturale, che l'educazione è istruzione, questa identificazione del concetto di educazione con quello dell'istruzione, e l'istruzione come trasmissione di conoscenze, come saperi, come, e non come saper fare, e non come competenze da acquisire, abbia precluso alla Montessori di espandersi in Italia. Lei nel mondo anglosassone, in Olanda, in India, cioè in tanti paesi, è stata apprezzata e capita, perché non c'era questo pregiudizio, che è andato scemando piano, 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 lentamente. Non ci sono stati neppure, chiaramente, dei ministri dell'istruzione, un'impostazione strategica che ha fatto una grossa rilevazione sulle forme di apprendimento, sulle sue sperimentazioni, sulle sue indicazioni, e per cui sarebbe stata relegata a un secondo piano. Ci sono state scuole più al nord che al centro, che al sud, chiaramente. Penso che sia questa la risposta, Antonio. Grazie. E via chat è arrivata una domanda che è abbastanza interessante e che io proverei anche a collegare con i tre pensatori di cui abbiamo parlato questa sera. A parte l'apprezzamento, diciamo, sulla conferenza, la domanda è questa: cosa fare per chi, soprattutto in questo periodo storico, è privo di qualsiasi fede e non vede alcun futuro? Come aiutare le persone sempre più numerose, depresse e chiuse in se stesse? Ecco, in che cosa potrebbero essere utili i nostri tre grandi, queste tre grandi persone di questa sera, in questo senso, a beneficio, diciamo, anche di chi è in difficoltà? Grazie, mi tocca personalmente, perché nel 71, appena laureato, partivo per Parigi per un corso di psicoterapia, perché mi aveva entusiasmato nella fine degli anni 60 l'impostazione di Carl Rogers e poi la logoterapia di Frankl, eccetera. E per motivi personali avevo voluto fare questo. La risposta è difficile, vediamola così. Allora, fede, futuro, cosa possiamo fare? Allora, partiamo da Capitini. Io credo che la modalità di Capitini, di concezione aperta della società, della religione, la modalità dell'omnicassia, la modalità del sentirsi compresenti con tutti, siano laicamente, metto l'avverbio laicamente, dei possibili canali di coinvolgimento, di speranza. Se noi, quando Antonio prima ha detto, non identifichiamo Capitini con la marcia per la pace, e io ho indicato uno dei 4 motivi per cui l'è istituita, e assolutamente lui ha dato un là, voleva dare un segno. Io credo che Capitini potrebbe aiutarci nella gioia della compresenza, nella forza d'animo della non violenza, nella rasserenamento mentale dell'atteggiamento non violento e nella grande senso di armonia
con l'atteggiamento aperto, con una regione aperta. Quindi ci può dare, secondo me, Capitini, questa atrio, non già camere, non già palazzo, ma atrio di una prospettiva di vita più serena, più armoniosa, più partecipe, senza preclusioni, senza ideologie, senza indottrinamento, senza una gerarchia di valori. Ecco, penso che Capitini potrebbe su questo rappresentare una spinta, un'energia. Per quello che riguarda la Montessori, io credo che questa Montessori che ci indica una grande fiducia nell'umanità, una grande gioia nei confronti dei bambini, un grande senso di queste leggi cosmiche in cui inserirsi, al di là della fede, ci può dare una chiave che, stando in mezzo ai bambini, per me la chiave è quella di stare in mezzo ai bambini, tutto può cambiare. Faccio un solo esempio molto concreto. In questi 2 anni ho seguito un progetto insieme a Lombardia, Liguria e Basilicata per la presenza di nonni nelle scuole dell'infanzia, 3-6 anni, per permettere di stare il sabato i nonni con i bambini e anche tutto il mese di luglio. Questo non soltanto per supplire e far sì che i genitori possano riposarsi. E le 4 città di sperimentazione sono Cascia, Norcia, Castiglione del Lago e Chiusi. Andando con questi nonni, a volte sono zii nonni, ho trovato che trasformati da così a così. Dopo 2-3 mesi sono tornato. Quando arrivo, sai che mi dice Sonia? Ben arrivata, sono impazziti dall'affettuosità di questi bambini di 3, 4, 5 anni che li valorizzano, che li aspettano e che godono di quello che loro gli organizzano, fanno. Ossia, c'era anche un signore molto scettico che lo faceva, non so perché c'era un altro signore, non lo so, entusiasma perché ha riscoperto nei bambini la speranza di vivere, la gioia, la donatività, l'affettuosità. E quindi secondo me la chiave è quella di uscire dal solipsismo, dall'individualismo e innestarsi in circuiti di relazioni con i bambini che ci richiedono una presenza, che ci richiedono un'attività, che ci richiedono un'affettuosità, un'animazione. Basta sperimentarlo. Ecco, quindi su questo penso che sia un aggiuntivo. Discorso di Ubaldi. Io credo che la consapevolezza che una morale utilitaria ci possa aiutare, che la coscienza, la nostra coscienza, può avere un processo di evoluzione e di consapevolezza maggiore, che, andiamo al sodo, che il dolore, voglio leggervi qualcosa su questo, che il dolore ha un senso e che la vita è una prova. Quando Capitini parla del dolore, perché penso che, e della felicità, parla appunto del segreto della felicità. Lui dice: il segreto della felicità è inquadrarsi nell'ordine divino, facendo tutto il nostro dovere nell'uniformarci alla legge divina. La scoperta che ci rende felici, il sentirsi armonizzate con le leggi della vita, è che le avversità non sono negatività in sé, ma possibilità di un dono per crescere, per elevarci, è un'opportunità veramente di crescita. Il dolore si toglie solo col dolore, che il dolore viene da disordine interno, lui dice, per cui la sua eliminazione è possibile solo ricostruendo l'armonia con noi stessi, con gli altri e col mondo. Cioè, se noi ridiamo un senso al dolore, e ci può essere un senso al dolore, un significato, che è quello di messa alla prova, che è quello di misurazione del coraggio, che è quello della attraverso un'autoanalisi del coraggio, dell'intelligenza, di dargli un senso. Io credo che un percorso e che la grande bellezza della vita è autodirigersi, è trovare una direzione di vita cercando di renderci conto che la negatività che ci viene addosso è perché noi non ci togliamo la negatività. Faccio un solo esempio: io sono un po' permaloso, se non lavoro sulla mia permalosità, dice Ubaldi, io sono un po' permaloso,
troverò sofferenza, dolore, incomprensione, me la prenderò. Se invece io lavoro sulla mia permalosità, cercando di comprenderla, cercando di guardarla dall'alto, eccetera, eccetera, troverò felicità e gioia in tante situazioni che invece, per causa di permalosità, potrebbe essere per altri, per pigrizia, per insicurezza, ognuno ci metta le sue negatività, non scopro, per chiusura. Quindi anche in questo ci può essere, nelle indicazioni ubaldiane, un percorso di felicità quando io posso attribuire ad un'avversità un senso, che è una prova. Sto dando un flash, Antonio, ecco, dico in ogni caso, dico questo, l'importante è trovare un punto d'aggancio, tutto il resto, io non posso presentare tutta la teoria di questi autori, ci mancherebbe altro, però se trovo un punto di aggancio, quel punto di aggancio può permettere ad una persona di ritrovare in questo punto d'aggancio un rasserenamento, una rassicurazione, una sublimazione, un appagamento, un conforto, anche un semplice conforto. Faccio un esempio con i bambini. Finisco, una mia carissima, bravissima ex studentessa collaboratrice mi ha parlato di un suo figlio che ha 20 anni, che è chiuso in casa, che non esce, che sta regredendo, che va a letto con la madre, eccetera, eccetera. Sta in un quartiere dove non c'è un oratorio, non c'è un gruppo aggregativo di ragazzi. La soluzione è far sì che ha un amico solo, che attraverso un amico possa partecipare ad esempio a un gruppo scoutistico, a un gruppo oratoriano, dove può trovare nella musica, nel ballo, nello sport, in un hobby, adesso non, una possibilità di incontro, di edificazione, di decentrarsi dalle sue problematiche. Ecco, il punto è decentrarsi dall'ego, decentrarsi dal me e ritrovando nel sé un motivo di vita. Ecco perché accennavo ad un Hemingway e ad un Pavese, grandi menti, che dandoci agli altri, trovando, specie con i bambini e con i giovani, possibilità di gioia nel vedere di essere utile a loro, non avrebbero avuto quel momento di smarrimento per compiere un atto che secondo me è un atto di debolezza, è un atto di sconforto, è un atto di disperazione da comprendere, ci mancherebbe altro, non condannare, ma è un peccato. Non ti sento. Togli l'audio. Antonio, il microfono. Eccolo qua. E sono arrivate anche delle altre domande, chiaramente non abbiamo il tempo per rispondere a tutte, però una è abbastanza significativa e naturalmente chiedo a Gaetano una risposta estremamente sintetica. La domanda è questa, mi chiedevo, la spiritualità non esiste forse a prescindere da una morale? E la visione di una società futura in questo senso non può essere di ostacolo invece di sprone a una piena consapevolezza della spiritualità? Ti chiederei... Sì, difficile risposta. Proviamo a dire qualcosa, sintetica. Se per morale intendiamo una morale aperta in termini capitiniani, è un discorso. Se per morale intendiamo un insieme di regole comportamentali chiuse, stereotipate, è un altro. Ossia, la mia risposta è questa, che senza una tensione etica, senza un interessamento all'altro, che già nei bambini a 5-6 anni ci può essere, no? La considerazione dell'altro, dell'amico che sta male, eccetera, eccetera. Senza una sensibilità verso l'altro, l'altro da me, la spiritualità non può aprirsi perché la moralità subentra come condizione, atteggiamento di giustizia, di amore, di carità, di compassione verso l'altro, il samaritano. E allora sono convinto che nei primi 7, 8, 10 anni di vita, pedagogicamente noi parliamo di educazione fino a 6 anni, 7, poi si parla di rieducazione. Le strutture della personalità, di attenzione verso l'altro, di gioia, di compassione, di carità, di condivisione, eccetera, se si strutturano nei primi 7, 8, 9 anni di vita, la spiritualità può diventare
una dimensione di apertura. Finisco con Jung. Jung parla di due fasi: la fase generativa, in cui l'uomo ha voglia di generare, fare sua famiglia e generare altre persone; la fase culturale, che è quella dei 30, 40, 50 anni, dove invece la fase è quella di produrre idee, messaggi e pensieri, e si ferma lì. Per me la terza fase è quella spirituale, che ci può già essere in germene i 7-8 anni del bambino, ma che non viene fuori se non c'è una considerazione dell'altro, se non c'è compartecipazione, se non c'è una coltivare, ecco la cultura, un coltivare sentimenti, sensazioni, pensieri e idee dell'umanità che ci elevano, che ci fanno e che ci richiedono un'iscrizione nel mondo, per il mondo, con il mondo, ma trovandone anche attraverso la contemplazione, giovamento personale, edificazione interiore e servizio verso l'altro. Grazie Gaetano, credo di interpretare, diciamo, i sentimenti di tutti nel ringraziarti per questa serata, per questo mercoledì con la società teosofica, e credo che si è trattato di una serata assolutamente, come dire, positiva e anche condivisiva. Dopo i ringraziamenti voglio proiettare questo, che ci proiettiamo nel prossimo appuntamento dei mercoledì, e sarà mercoledì 16 dicembre, in cui parleremo di ordine teosofico di servizio. Quindi dedicheremo, diciamo, la nostra serata ovviamente al concetto di servizio dal punto di vista teosofico, ma parleremo anche di tanti progetti in cui la società teosofica italiana e anche la società teosofica internazionale sono coinvolti a beneficio di tutti gli esseri e di tutta l'umanità. La società teosofica non ha la pretesa di essere l'unico soggetto che fa le cose positive, non ha la pretesa, come dire, di dettare condizioni e metodologie da imporre agli altri. La società teosofica è un ambiente in cui gli esseri umani possono sentirsi fratelli e possono naturalmente sviluppare la qualità della loro ricerca, non solo per loro stessi, ma anche attraverso una condivisione degli altri. Quindi vi invito tutti a seguire attraverso il sito della Società Teosofica Italiana, attraverso Facebook, eccetera, le informazioni, e spero veramente di vedervi tutti anche in quell'occasione, che avremo la possibilità in qualche modo anche di scambiarci gli auguri. Però prima di rimandare, diciamo, al mercoledì 16, volevo portare la vostra attenzione sul convegno di domenica prossima. Noi, come Congresso Nazionale della Società Teosofica, proprio per ricordare anche Maria Montessori, avevamo fissato questo tema: Teosofia ed educazione da Maria Montessori ai nostri giorni. Ovviamente non siamo riusciti a fare in giugno il nostro congresso nazionale in presenza, abbiamo dovuto fare la parte amministrativa e la parte richiesta dalle norme di legge, diciamo, lo stesso attraverso la piattaforma Zoom. Ci siamo però tenuti lì nella speranza poi di riuscire a ritrovarci in presenza. Il tema che volevamo trattare nel congresso, che è quello che vi ho appena descritto, e naturalmente non ci siamo riusciti. Siamo arrivati a questo punto, abbiamo capito qualche settimana fa che non ci sarebbe stata la possibilità di fare un congresso in presenza. Questo lo dico perché queste piattaforme sono meravigliose, noi assolutamente non siamo contro la tecnologia, anzi in questa fase la tecnologia ci ha aiutato molto ad essere insieme, a condividere, ad approfondire e così via, ma naturalmente sappiamo bene quanto le cose in presenza abbiano un valore di condivisione, di comunicazione.
diciamo, e di quel calore umano che non è cosa da poco per generare il nostro benessere, quello delle persone che ci sta attorno, e quindi speriamo in futuro ovviamente di poter tornare presto a riunirci in presenza. Però il tema congressuale domenica lo trattiamo in due sessioni agili, abbiamo scelto un format veramente agile, abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro con Patrizia Calvi, Enrico Stagni, Daniele Urlotti e Silvia Caprari. Naturalmente al gruppo di lavoro ha partecipato anche Enrico Sempi, che ha disegnato il logo per questo nostro convegno, e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, attraverso una formula che dicevo agile, perché è la formula dell'intervista, quindi caricheremo i video delle relazioni nel nostro canale YouTube, ma in realtà in diretta ci saranno appunto il gruppo di lavoro, si è suddiviso i vari relatori e i vari relatori verranno intervistati in una formula agile che vuole essere anche interattiva. Quindi siete tutti invitati, chiaramente anche domenica, a questo nostro evento sul tema teosofia ed educazione da Maria Montessori ai nostri giorni. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio per la vostra partecipazione e chiederei, anche se anche non virtuale, aprendo anche i microfoni, però un applauso al relatore, al professor Gaetano Mollo questa sera.